Buonasera a tutti. Oggi ho il piacere e l'onore di avere in studio il professor Igor Sibaldi, che è venuto a Palermo su invito della dottoressa Marika Tutino. Entrambi sono qui in studio con me, quindi li ringrazio e li saluto. Grazie. 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 Sì. Per esempio, un momento di ringiovanimento di quello che mi ricordo, per quello che mi ricordo io, è stato studiando la Bibbia accorgersi degli errori di traduzione, che sono errori giganteschi, giganteschi, fin dalle prime pagine. Nelle prime pagine. Per esempio, Dio creò il cielo e la terra, il primo versetto. Nell'originale non è un tempo al passato, è Dio sta creando, è una cosa che sta avvenendo e viene presentata la creazione come un manuale di creazione. Impara anche tu a creare le cose. Cosa vuol dire creare il cielo e la terra? Vuol dire, in ebraico antico, dividere le cose che già hai messo in moto. Si chiamano la terra, dalle cose che puoi ancora fare, dalle cose del cielo, non cielo con angeli. La parola cielo in ebraico vuol dire il possibile, tutto quello che è possibile, tutte le idee che non hai ancora realizzato. Questo uno, leggendo la regione, dice: allora imparo anch'io a farlo. Come si fa? Sì, vedo che cosa ho fino adesso e vedo cosa mi manca e vediamo quante cose posso, di nuovo, nuove posso fare. Poi sono errori clamorosi, che si spiegano solamente con un effetto di blocco della mente, che durano da migliaia di anni. Per esempio, nella Bibbia è scritto Adam, la storia di Adam, che viene creato. Tutti quanti traducono uomo, pensano a un uomo maschio, ma Adam, neanche in ebraico moderno, per non dire in ebraico antico, non vuol dire uomo maschio, vuol dire tutta l'umanità, bambini, giovani, vecchi, maschi e femmine. La Bibbia ha detto chiaramente: creò l'umanità, creò l'Adam, tutti gli uomini e tutte le donne. E noi viene tradotto: creò l'uomo maschio e ci immaginiamo l'uomo nel paradiso terrestre da solo che poi vede comparire una donna e i suoi problemi. E uno dice: allora no, è tutto da scoprire. Sì, è tutto da scoprire, è ancora tutto da scoprire. È lì davanti. Eva. Eva. Beh, la parola che indica Eva è molto bella perché in ebraico è Isha. Isha. Isha attualmente in ebraico moderno vuol dire compagna. No? In ebraico antico Isha significa, pensate che è bella questa cosa, la parte della mente che conosce l'invisibile. Mentre Adam è Ish. Ish, che in ebraico antico è la parte della mente che capisce il visibile, cioè Ish, quando sono Adamo ed Eva, no? Quando ci immaginiamo, non sono un uomo e una donna, è la nostra mente che si è scissa tra una parte che prende atto delle cose concrete, la mente razionale, che è Ish, lui, diciamo, che in ebraico maschile, e Isha, la parte della nostra mente che invece parla con i serpenti, che vede il futuro, che intuisce. Abbiamo tutte e due queste parti qua. E quando dice tu partorirai con dolore, no? Cambia tutto il significato perché non è solamente il dolore. È certo, tutte le volte che la nostra parte Isha, la nostra parte intuitiva, vuole spiegare qualcosa alla nostra parte razionale, ci fa una fatica terribile. La nostra parte razionale non capisce l'intuizione. Ecco, leggendolo in questo modo, non dice, non abbiamo capito niente. È bello accorgersi di non aver capito niente, è molto bello, sia nello studio dei classici sia nella vita. I grandi momenti della vita sono quando uno si accorge che finora non ho capito È un niente. principio socratico in sostanza. Sì. Allora, la Russia non esiste, abbiamo, al di là di, diciamo, di quello che vuole dire, però è un vasto romanzo di sesso, di morte, e poi io leggo di poesia. E Sì. questo mi colpisce anche, perché generalmente sesso, morte sono due argomenti fortissimi, difficilmente poi ci può essere una poesia. Ma per esempio, uno dei primi momenti di felicità che E il perché poi piccolo all'ultimo poi si dichiara anche il paese della felicità. lui cerca la felicità, si è perduto il tempo. Uno dei primi momenti di felicità e di gioia che Neil riesce a provare il protagonista è proprio nella sua piccola banda di criminali che vivono di espedienti, durante l'inverno rischiano tutti i giorni il congelamento, che praticano la prostituzione, e lì sente felice.
Capita, no? Che uno si trova a constatare che in situazioni estreme sia bellissimo Sì, però quando si lui, rischia ogni però, giorno di poi, morire. sì, però poi lui dice: gli uomini di Nilo sono attori che non possono non portare a termine il dramma che attraversa la storia umana. Sì, questo lo impara già più avanti, in quel periodo c'è uno spettacolo obbligato da recitare. C'è un poeta russo che ne parla. Quindi la vita è tutta una rappresentazione. Secondo c'è un poeta russo che ne parla, quello che ha scritto Dottor Zhivago, Pasternak. Certo. Una poesia che ha scritto Pasternak e che nel romanzo lui attribuisce al Dottor Zhivago è Adesso noi siamo in scena. In effetti c'è appunto questa contraddizione tra la poesia e poi la crudezza della Certo. realtà russa. Noi Quindi siamo in questo è scena, dice vero. Pasternak, e non ci piace quello che, lo spettacolo. Però non possiamo, siamo come nel Getsemani, non si può dire porta via da me questo calice, bisogna berlo. È quello che capita a Anche tutti. se è amaro, Adesso è è lo stesso, amaro. anche adesso è Adesso così. allontana da me questo calice. Pasternak era un bravo poeta, è un romanziere scadente, ma un bravo poeta. E poco fa, perché non abbiamo citato Dostoevskij? C'è una distanza tra le idee di Sibaldi e Dostoevskij, anche se è stato un autore ampiamente sviscerato. Ci sono simpatie, ho tradotto tanto Dostoevskij, ho studiato tanto Dostoevskij, l'edizione Mondadori di Dostoevskij l'ho fatta in gran parte io, però si va a simpatia. Per me la grande simpatia è Tolstoi. Tolstoi che mentre Dostoevskij è tutto compatto, geniale, ma compatto, Tolstoi è una delle poche persone che nella sua vita fa un sistema filosofico, poi lo abbandona e ne fa un altro completamente diverso. Stupendo prima di tutto se stesso, passa dall'essere uno zarista patriota a essere un anarchico temutissimo in tutto l'Occidente. Per i periodi della sua massima fama, dopo Guerra e Pace, dopo Anna Karenina, Tolstoj ce l'ha quando comincia a dire: ho perso tempo a fare lo scrittore, adesso comincio a dire le cose come stanno. E le dico direttamente ai capi, lettera allo zar. Lettere ai presidenti, saggi che avevano un successo enorme da cui Tolstoj non prendeva un soldo perché aveva rifiutato i diritti d'autore. Io voglio che i miei scritti arrivino alla maggior parte delle persone senza dover pagare. Naturalmente era un sogno perché gli editori qualcosa c'erano a pagare. Ma lui dice: non mettete la mia percentuale, voglio solo parlare. E Certo. allora, però, ogni Occidente conduce una guerra personale purtroppo vittoriosa contro quella felicità nemica, nella quale si troverebbero le risposte a quelle che lei chiama le grandi domande dell'esistenza. La felicità nemica. Non avevo mai sentito abbinare alla felicità questo termine. È semplice. È semplice. La mente delle persone Sembra semplice. è addestrata a obbedire, cioè a usare dei verbi e dimentica altri verbi. I verbi che noi siamo bravi a usare sono dovere, potere e l'espressione impersonale, bisogna. Con questo siamo Vabbè, a bravissimi. me è un fatto fisiologico, la mente umana può tenere appunto a mente non più di 300 parole e qua la dottoressa lo sa molto meglio di me, Certo. quindi E noi forse è dovuto a questo. siamo bravissimi a usare devo, bisogna, posso, non posso. Dimentichiamo il verbo che tutti i bambini conoscono e vengono addestrati a dimenticare, che è mi piace o non mi piace. Da questo verbo dipende la nostra felicità. Se uno usa però il verbo mi piace per decidere le cose, col mi piace o non mi piace per decidere la sua carriera, la sua vita quotidiana, diventa nemico di una grande quantità di persone che questo verbo non lo capiscono. Dice: no, ti piace quello che ti piace, ma devi fare questo e non puoi fare quest'altro. In questo Ma senso. questi concetti valgono sempre, cioè lo stesso concetto era applicabile pure mille anni fa ed è applicabile adesso, cioè l'umanità è sempre la stessa da questo punto di vista, o come il progresso ha influito su questa, diciamo, umanità. Beh, mille anni fa non c'era la carta d'identità, non c'era il codice fiscale, non c'era il telefonino, non c'era il controllo dall'alto che non può essere controllato dal basso. E fino al 700
Fino all'Ottocento non aveva bisogno di mettere la fotografia, le carte di identità potevano essere comprate tranquillamente, le carte gli lascia passare, e si era più liberi sicuramente. Oggi la quantità di libertà è diminuita, moltissimo, di libertà individuale, perché si è sempre sotto controllo senza poter E quindi controllare è il più controllo. difficile raggiungere la felicità, perché sono aumentati i problemi, le Anche la sfida però è bella. interposizioni. La sfida però è bella. Ma come si vince la sfida? Qual è il segreto per vincere la sfida, Non c'è. soprattutto in questi Segreti non momenti? ci sono. Segreti non ce ne sono. È tutto molto evidente. E Quando quanto si. Questo conta l'individuo e la collettività? Qua c'è il è. ragionamento del popolo e Persone. delle persone. Questa è la domanda principale. Quanto di me è me e quanto di me sono gli altri? Ognuno deve misurarlo per La conto persona suo. muore, il popolo non muore mai. Questo Infatti lo dice è il Nietzsche. concetto che ho appreso da Malika, però. Lo dice Non avevo Nietzsche fatto questa nel considerazione. romanzo durante i funerali di Lenin. Igor. Sono ai funerali di Lenin, c'erano 4 giorni di camera ardente, 3 giorni di camera ardente, ed era gennaio. E la gente era in coda, naturalmente era sotto zero, era meno 20 la temperatura di notte, accendevano i falò lungo la strada per tenersi un po' caldi per evitare il congelamento. Stavano in coda, passavano a vedere il cadavere di lei. E il protagonista è lì con gli altri della polizia e sta guardando e dice: questo è il popolo. Morto uno, il popolo non muore mai. Il noi di una nazione vive sempre. È l'individuo che muore. Quindi l'individuo è in svantaggio rispetto al popolo. Bisogna essere molto, molto intelligenti. Se il popolo non muore mai. E Marica, perché ti ha colpito questa frase, oltre che per quanto abbiamo sentito dire dal professore? Perché è veramente così. Nel momento in cui tu sei solo con te stesso, presente e consapevole, e ti rendi conto, pensi al di là, ti fai le domande. Il popolo non si fa domande, il popolo va, procede. E il popolo non muore, ha detto Igor. È sacrosanto questo. Tutto quello che è l'io è diverso dal noi, ne abbiamo parlato Però tutti i ieri. giorni tu lotti per salvare l'individuo, che poi diventa popolo. L'individuo non diventa mai popolo, cioè, Ma tanti individui sono il popolo. no? È un diverso soggetto. Due individui possono fare una coppia, ma 300 individui non formano un gruppo di 300, non formano un noi. Se c'è il noi, l'individuo non c'è più. Il nemico principale del noi non è il loro, non è il voi, è l'io. Qualsiasi movimento politico, anche rivoluzionario, anche di contestazione, l'io non deve avere posto, perché altrimenti il noi si arrabbia. Quindi la parola magica è il popolo. La parola magica è il grande Io. avversario di chiunque, è lui. Non deve stare attento a sto noi. Marica, continua. No, sono cioè, delle ci lasciamo riflessioni prendere. fatte ieri. Io poco fa vorrei ritornare al concetto di felicità. Una cosa che mi ha stupito ieri è stata l'analisi di come la nostra Costituzione mette al primo posto il lavoro, Eh sì. il diritto al lavoro. La Costituzione degli Stati Uniti mette al primo posto la felicità. È meraviglioso proprio perché la felicità è violenta, è prorompente, l'uomo ha diritto alla felicità. È un dato di fatto, noi nasciamo con questo diritto. A volte ci rinunciamo perché diamo per scontato che forse timidamente dobbiamo andare avanti nella vita sopravvivendo. Invece no, noi abbiamo diritto alla felicità e la dobbiamo cercare. Sai, tante volte mi capita di visitare pazienti che arrivano e dicono: sa, dottoressa, dovrei stare bene non per me, ma perché devo assistere i miei figli, devo fare questo, devo fare quello, come se ci fosse il dovere che è più importante del diritto
a stare bene e a essere felice. La riflessione che fortunatamente mi ha portato a una consapevolezza diversa negli ultimi anni è proprio questa: noi siamo nati con il diritto sacrosanto di stare bene e di essere felici, e il nostro percorso, che naturalmente deve essere un percorso che vede noi davanti, non a discapito degli altri, deve andare verso la felicità. E allora, la felicità è importante, il lavoro è importante, quanto è importante l'amore. È una delle tante parole incerte della lingua italiana, questa parola amore. Sì. Ecco, e come io ho letto tanto su questo argomento, come ho qua il professore Sibaldi, chiedo a lui di spiegarmi quello che ho letto da una sua intervista. Sì, il problema di tante parole italiane, a differenza del latino, a differenza dell'italiano di 100 anni fa, l'italiano contemporaneo ha delle parole che diventano indefinibili, che non si capisce cosa vuol dire, cosa significano. Una è felicità, che nessuno sa dire cos'è, e che invece ha un bel significato profondo. L'altra è amore. Amore, è una parola, molto vaga in italiano, perché è applicata a tante cose. In inglese ha tutto un altro significato. In inglese, russo, tedesco, è la stessa radice. Love, Liebe, Lubov, scusate, che vuol dire love? Sei libero. È la stessa radice di libertà. Vuol dire I love you, o ich liebe dich, o io ti voglio blu, vuol dire tu nel mio territorio. Sei così importante per me che sei libero di fare quello che vuoi. Questo significa la parola. La parola amore viene dal latino, ovviamente, amor. Cos'è amor? È possesso di una persona. Io ti amo, la forza profonda di questa parola, antica, sotterranea, etimologica, vuol dire dal momento in cui io ho deciso che ti amo, tu devi obbedire ai miei bisogni. Non ti venga mai in mente di andare a letto con qualcun altro perché mi daresti molto fastidio. E soprattutto tieni presente che d'ora in avanti tu mi appartieni Certo, perché questo amo argomento te. trattato oggi ha un sapore particolare. Certo. Infatti il comandamento ama il prossimo tuo, in latino non usa il verbo amare, non è ama proximum tuum, che in latino farebbe ridere. Dice, cioè, puoi comandare su tutti. In latino è dilige Diliges prossimum tu, proximum tuum. dilige prossimum tu, abbi caro il tuo prossimo. E non c'è la parola corrispondente, si è persa. Strano perché nelle lingue neolatine, italiano, francese, spagnolo, prevale il concetto di amor, possesso, linguisticamente. E manca il concetto di love, non c'è la parola che corrisponde a love. Nelle lingue tedesche, l'inglese, il tedesco e il russo, manca il concetto di amor, cioè non c'è la parola che corrisponde al latino amor. Però in greco c'è. In In greco c'è un greco, sacco come di anche in parole. inglese. In greco, in inglese c'è. Non Sono c'è amor, c'è love. love. In greco ci sono tutte, in latino ci sono tutte. Poi col passare del tempo, è strano perché tra l'altro le lingue sono formate insieme al cristianesimo, il cristianesimo dovrebbe essere la religione dell'amore, uno si aspetterebbe dalle lingue una maggiore ricchezza. Invece, stranamente, è una parola povera. Un'altra parola è lavoro. Sì, lei Un'altra. è perché la parola? Perché? Perché, dunque, tutte le altre lingue, sempre le solite, tedesco, inglese, russo, hanno due parole per dire lavoro. Per esempio, in inglese, work e job Sì. vogliono dire lavoro. Work vuol dire però il lavoro creativo, quello che uno fa volentieri, che gli Certo. spiace se è venerdì. E job vuol dire lo sgobbare. Sono due parole non sinonime. In italiano c'è una parola sola, in francese c'è una parola sola, in spagnolo una parola sola. Vuol dire che lavoro, origine di lavoro, è la fatica del servo che obbedisce, labor. In francese addirittura è travail, travaglio, il tormento. Che Ecco. noi siciliani abbiamo Siamo. adottato in pieno, infatti qua si dice travagliare, proprio, Infatti, sì, in siciliano proprio è così un specifico. inglese può scegliere se fare nella sua vita un work o un job.
secondo i suoi bisogni. La lingua italiana, la lingua francese, la lingua spagnola non permettono questa scelta. Lavoro è una fatica, ma non è vero, è anche di più. La domanda che volevo fare all'inizio, proprio quella a cui tenevo particolarmente, era quella sulla morte. Che cos'è per lei la morte? Non è un problema. Se c'è, non ci sono io, per cui. Se c'è la mia morte, non ci sono io, quindi non è un problema che mi riguarda. Niente, mi ha preso, ha affrontato con molta filosofia. Semplicità. È semplice. Ma tutti hanno paura della morte. È... E come si spiega questa paura della morte? Beh, Io lo questo. ritengo un fatto fisiologico perché la paragono alla nascita, quindi non ho tanta paura. C'è sempre l'idea che si lasciano i propri cari e quindi è questa soprattutto la paura che ci condiziona. Però la morte è un fatto fisiologico come la nascita. Però Sì, certo. come si fa a spiegarlo alle persone? Non c'è da spiegare. Se c'è la morte, non ci sono io. Se c'è la mia morte, non ci sono io. Se sei vivo, la morte non c'è, questo non c'è dubbio. Non è contemporaneo, non è un problema che ti riguardi. Dicevano gli antichi interpreti dei sogni, sempre Artemidoro, no? Diceva, uno che sogna la morte, che ha paura della morte, è perché ha paura di vivere, perché non sta vivendo abbastanza. Allora sta avendo paura che finisca tutto prima che lui abbia vissuto abbastanza. In modo per non avere paura della morte e vivere il più possibile. Allora, l'obiettivo dell'uomo quale deve essere? Il vero obiettivo dell'uomo? Per fortuna non c'è. E questa è una grande bellezza. Quindi non ha nessun obiettivo. Siamo totalmente liberi. Sì, ma si vive solo per sopravvivere, allora. No! Siamo totalmente liberi di sceglierci tutti gli obiettivi che vogliamo, non c'è un obiettivo solo. L'obiettivo è la cosa più plurale che ci sia, ognuno ha il suo. In un mondo però dove esiste il bene e il male, come si fa ad agire in maniera consapevole? È un problema risolto questo. Che poi questo dualismo tra bene e male è sempre esistito, ha interessato 2000 sempre i filosofi. anni Non è avanti che è un problema Cristo. che ci stiamo ponendo adesso noi, per carità, però è Mille interessante sapere, appunto, saperne sempre di anni più. avanti Cristo c'è Dio che dà un consiglio: non toccare quest'albero qua, perché sennò ti rovini tutta la situazione. Tradotto l'albero della conoscenza del bene e del male, è un errore di traduzione, perché in ebraico dice l'albero della conoscenza di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, dice in ebraico, Tovvaraha. Ecco, e Dio dice: non lo toccate. Non fate questa sciocchezza, perché vi rovinate tutto. Lasciate che ci pensi io al giusto e allo sbagliato, perché altrimenti diventate, come si dice, dualisti. Non vedete più l'insieme, vedete solo il bianco e il nero, vi perdete le sfumature. E purtroppo. Questo significa che appunto non dobbiamo considerare l'esistenza del bene e del male. No, ormai è fatta. Ormai è fatto. Ormai è fatta, da quando Eva c'è cascata, ormai abbiamo questo problema. Però, per esempio, se una persona si preoccupa del giusto e dello sbagliato, non scrive un romanzo. Quindi allora non esiste il bene e il male, ma giusto o sbagliato come la religione, come Diciamo, dice la religione in che sostanza. cosa sia bene e male è una domanda a cui nessun filosofo sa rispondere, perché, per esempio, quello che è bene per me, se io sono anemico, è mangiare carne di cavallo. Non è bene per il cavallo. È difficile trovare. Due parole sono difficilissime da definire in filosofia, il bene e il bello. Se non sai questo, allora giustamente la Bibbia dice, non parla di bene e di male, dice il giusto e lo sbagliato. Quando vuoi giudicare, giudica, ormai hai assaggiato questo frutto, non te lo puoi più togliere, è diventato genetico, però quando vuoi essere libero, impara, dopo aver giudicato, a vedere il punto di vista che potrebbe essere di un artista nel fare un quadro. Quando, non so, Van Gogh dipingeva un paesaggio, non si domandava se quell'albero fosse bene o fosse male, vedeva quello che vedeva, senza dare giudizi. Uno deve per forza adesso, è genetico, domandarsi cosa è giusto e cosa è sbagliato. Però i giudizi li danno poi i posteri. Infatti, e poi soprattutto uno può anche dire giudico, ma anche nel tempo libero posso astenermi dal giudicare, tanto che ne capisco io. Qual è il rapporto con la religione di Igor Sibaldi? Con le religioni, Con le religioni? sono No, e se ce n'è una tante, in particolare? no, non ce n'è uno in particolare,
Sono dei capolavori. È un capolavoro l'ebraismo, capolavoro il cattolicesimo, il protestantesimo, l'islamismo. Sono dei capolavori, sono bellissimi. Bisogna solo evitare quel verbo lì terribile che è il verbo credere. Quello è brutto come verbo. Perché credere vuol dire decidere di aver ragione. Quando una persona decide di aver ragione, limita subito il suo campo visivo. Se ho ragione io, gli altri hanno torto. Ma non è vero, hanno ragione tutte. Tutte le religioni hanno una bellezza. Tutti gli dèi, anche quelli greci, anche quelli, non so, degli sciamani siberiani, sono delle scoperte psicologiche grandiose. Perché escluderne o mettere in subordine qualcuno? Tutti pari. E chi ci può venire in aiuto in questo momento? Togliendo le religioni, che cosa ci può aiutare? Dei ci sono, dei sono questi principi, per esempio ci può aiutare tantissimo un dio greco che è stato molto calunniato in seguito, il dio Eros. Dio Eros, Quindi chiunque l'amore. pensa che sia legato all'erotismo, no, c'è niente l'erotismo al dio Eros, è un bambino di sui 3-4 anni, il dio Eros, è il dio più antico, uno dei più antichi dei greci, prima che ci fosse Giove, Zeus. C'era già Eros. Questo bambino è il protettore delle arti, delle filosofie, dell'agricoltura, della medicina. Ed è quello che dice non aver paura della bellezza. Davanti alla bellezza non scappare. Non scappare. Perché davanti alla bellezza tutti scappano. Hanno tutti quanti da fare. Devono difendere. Perché? Perché la bellezza ti porta più in alto di te. Ti porta più in alto e dice Socrate. Portandoti in alto con l'emozione, con tutto, bastano pochi istanti e la bellezza ti mette in cinta. Non se sei femmina, anche maschio. Non puoi avere a che fare con la bellezza senza sentire subito dopo l'impulso a fare qualcosa di importante, di grande e di nuovo. Questo è Dio Eros. Ma Stendhal conosceva questo concetto. Chi? Stendhal. Stendhal? Sì. No, penso Stendhal no. Fa la Allora, difetta. Cioè, e Zoè? dunque, Stiamo parlando del senso della vita. sì, dunque, nel Vangeli si parla tanto di vita eterna. E uno pensa che la vita eterna sia la continuazione della vita attuale in tempo indefinito, senza sapere bene cosa fare per sempre. Non è così. Il termine vita eterna nei Vangeli è Zoè, Aionios. Aionios vuol dire ha un'altra dimensione. Vuol dire eterno, vuol dire un'altra dimensione. La Zoè in un'altra dimensione. Cos'è la Zoè? La Zoè è la sensazione di sentirsi vivi, una parola che non ha l'equivalente in italiano. Bios, la vita, è la parola greca che corrisponde al nostro idea di vita. Nascita, durata, invecchiamento, questo è bios. Zoè non c'entra niente col bios. Zoè è la sensazione che noi condividiamo con gli animali e con le piante di sentirsi vivi. Di essere presenti, di esserci. La vita eterna è sentirsi vivi non solo in questa dimensione, ma anche in un'altra. Uno dei ragionamenti dei Vangeli che sono stati mancati completamente dalla teologia, proprio mancati completamente dalla tradizione teologica. E allora, io non posso che ringraziarvi per questa vostra partecipazione. Vorrei concludere con una frase che avevo detto all'inizio: leggendo Sibaldi si ha contezza di tanta propria inadeguatezza. No, non è vero. Per me è così, e quindi cercherò di rimediare leggendola ancora di più. Quindi grazie a voi, grazie ai telespettatori, buona serata a tutti. Grazie, La ringrazio, grazie grazie. all'ospitalità. Grazie a tutti.